che giustamente questa è la casa del toro. E non mancando la base è normale che ai tifosi manca qualche cosa. Io a Torino, quando ero dei ragazzi, invece di andare a scuola andavo a vedere Sivori. Poi è chiaro, te entri a Filadelfia, l'antistadio, e lì è tutto, parla di preghiera, di dolore, di speranza, e te lo fanno capire soprattutto quei vecchi che nel momento della sciagura erano dei giovani e sanno tutto, si ricordano tutto. Allora ci avvicinavamo noi e sentivamo in silenzio raccontare le loro storie, la loro vita, il carattere dei grandi, degli invincibili, e ti appassionava. Ma può trasmetterlo senz'altro, però non sono le mura che lo trasmettono. Io l'ho sempre detto e continuo a sostenerlo. Erano i tifosi che ci trasmettevano le grandi gesta del grande Torino, che ci raccontavano cosa facevano quelle persone. Essere ricordato al Filadelfia, a dire a Bellotti hai fatto gol come Graziani o come Pulici, penso che gli faccia piacere. Ed è una cosa che però questo te lo può dire il tifoso, non te lo può dire un compagno di squadra. Quindi queste cose vanno, tra virgolette, rispettate. Io spero che il Fila sia aperto ai tifosi come lo eravamo noi. Un grido che non finirà, solo tu. A 17 anni. E come entrai nel Filadelfia capì subito che in quell'ambiente si facevano le cose sul serio, non c'era tempo per le frivolezze, per le stupidaggini, lì si diventava uomini in fretta, anche perché ai bordi del campo, nel piazzale antistante il Filadelfia, c'erano sempre dei gruppi di anziani, vecchi, che ricordavano giornalmente quella squadra, le imprese di quella squadra, e subito ti immedesimavi, partecipavi, subito crescevi, poi entravi nella tribuna e vedevi che c'erano dei ricordi indelebili di quella squadra, un'elica dell'aereo, una ruota, ancora la carlinga, una gigantografia di quella squadra, era un luogo di preghiera e non potevi scherzare, e io sono cresciuto all'ombra anche di questa grande squadra, di quel mito. È stato importante. E io mi appassionavo, mi mettevo lì, l'ascoltavo, ma devi vedere, entravano nei particolari con amore, proprio. Poi c'era la scaletta che andava sulla tribuna, c'era la ruota dell'aereo e un pezzo di carlinga e una fotografia gigante del grande Torino, e quest'elica e questa che sembrava dirti ho fatto il possibile, non ce l'ho fatta. Quindi quando andavamo là era sistematico il fatto di fermarsi perlomeno un minuto davanti a quel relitto, a quella fotografia, a quell'immagine. Il toro è l'unico che c'è, mi scoppia il cuore per te. Avevamo anche qualcosa di particolare, anche perché se facciamo il conto noi giocavamo nello stadio di quella squadra, quindi intatto, così come era, entravi negli spogliatoi, erano gli stessi spogliatoi che usavano loro. Ti sentivi, io quando facevo il tunnel per uscire, tante volte dicevo mi sento osservato da quelli là, quindi voleva dire che quando entravi in campo dovevi dare il massimo di te stesso per cercare di imparare il più possibile, per metterlo in pratica poi alla domenica per far vincere quella squadra. Fai, non ero solo io che dicevo queste cose, ma erano in tanti. Chi si innamora lo sa già. L'impressione di quando sono andato a Filadelfia, tu arrivi a Filadelfia, in qualsiasi parte del mondo sarebbe un monumento nazionale. Quando tu arrivi a Filadelfia vedi, almeno io ho visto questo spogliatoio dove si spogliavano quelli che sono morti a Superga, c'erano questi muri, questa sembrava di entrare in una pagina di storia, no? Dici. Mi piace rosso più che blu. E chi di noi ha avuto la fortuna di essere qua dentro era una cosa incredibile, sì. Dispiace non vedere più come era fatta la tribuna in legno, perché era una cosa favolosa veramente.
però io penso che quelli che giocheranno qua dentro avranno un motivo in più per attaccarsi alla maglia. Il ragazzo giovane che arrivava, tra virgolette, certe cose non le poteva capire subito e quindi pagavi il dazio perché magari arrivava il Bonesso, il Mariani della situazione con grandissimi numeri, grandissime doti che però poi in campo alla domenica o si spaventavano dal tifo o dal modo di giocare e non rendevano quello che poi era nella loro natura. E ricordatevi che quelli lassù vi stanno guardando. E certo. Fa quella frase detta così, io ero nel tunnel, me la sono portata dietro per tantissimi anni dopo. Non posso immaginare. Perché mi sembrava quasi sempre di sentire quella voce, di avere quelle persone che ti guardavano perché dicevano, te vai tranquillo che noi ti seguiamo, ti guardiamo, ti proteggiamo. Vecchio Philadelphia non erano le mura che ci parlavano, erano i tifosi vicini che ti raccontavano le gesta di dei memorabili e i paragoni che venivano fatti. Immagina un pochettino una stupidata, a me quando uscivi da qui dopo l'allenamento che ti dicevano hai fatto la giocata come Mazzola, hai fatto la giocata come Libonatti. Oh ragazzi, erano paragoni che non avevano prezzo. Vai a dire a questi qua hai fatto la giocata come Claudio Sala o come Graziani o come Pulici. Quelli della prima squadra non gliene frega niente, di sicuro. Anche se non arriveranno mai a fare quello che abbiamo fatto noi. Certo. Però i ragazzini, quelli più giovani, se li paragoni a certi personaggi del calcio, della società, sono orgogliosi, penso.